Bari rivoluzionato dalla campagna di gennaio con molti volti nuovi, innesti anche nel Perugia, tanti gli ex da una parte e dall'altra, arbitra Marini di Roma. Il primo affondo è del Perugia, dichiara, mette al centro area, stacco imperioso di Mustacchio tra due avversari, Micai controlla. Il Bari prova ad imporre il ritmo e allora si mette in evidenza Parigini, saltato Guberti, la stoccata al lato. Gara vivace con il Perugia per nulla prevedibile, incisivo Brighi, battuta violenta respinta forse dal braccio di Tonucci, invocano il rigore i giocatori umbri. È un buon momento per il Perugia, propositivo e sornione, ancora Brighi, la sassata sporcata da Tonucci nella riproposizione del duello. Il Bari si affida alla creatività di Brienza, giocata sontuosa, diagonale decisivo Brignoli in angolo. C'è più intensità ora nel Bari. Floro Flores, attivissimo, prova ad incidere il destro al lato di Poco. Le immagini montate da Roberto Strignano ci portano alla ripresa. Approccio deciso del Perugia, angolo di Dichiara, sbuca l'ex Belmonte di testa, brividi per Micai. Perugia pericoloso. Colantuono gioca la carta maniero, attacco atomico per la B nel tridente con Brienza e Floro Flores. Quest'ultimo ha l'occasione giusta, Brignoli provvidenziale nel chiudere lo spazio. Il Perugia contiene la disordinata pressione del Bari e schizza in avanti con Acampora, blitz in area barese, il Bari si salva con sofferenza. Colantuono è pensieroso. Brienza prova ad illuminare la scena, di esterno il lancio per Floro Flores, l'attaccante colpisce di prima intenzione, poi c'è la chiusura di Monaco in calcio d'angolo, le indicazioni di Bucchi ai suoi. C'è poca coralità nel Bari, ma non manca l'intraprendenza promossa negli ultimi minuti più con orgoglio che lucidità, ancora Floro Flores, decentrato, sinistro, poderoso, pallone alto. E dopo 5 minuti di recupero Marini chiude le ostilità. Perugia sicuramente con maggior sostanza a centrocampo, ma pochi sbocchi in avanti. Il Bari deve accontentarsi dello 0-0 e dare tempo a Colantuono di assemblare i nuovi innesti, e ne arriveranno altri. Per ora non può bastare la lucidità tattica di Brienza, migliore in campo. Al San Nicola, Bari-Perugia, 0-0. A te Paolo. Grazie Emiliano. Io...